Allora, raga, qui Danefra, benvenuti su un nuovo episodio di Happy Wheels. Siamo all'episodio numero 12 e prima di cominciare questo episodio voglio, come al solito, salutare i primi tre che hanno commentato nello scorso episodio. In più voglio ringraziarvi tutti perché nello scorso episodio c'erano un bel po' di commenti. Spero che ce la facciamo avere un bel po' di commenti anche oggi. Ho un po' una specie di domanda anche oggi da darvi, ma lasciamo stare. Le persone che voglio salutare oggi che hanno commentato per prime nell'episodio 11 sono David Matteo Villa, Mister Lucignolo e Sam Scacciamosche, che è un nome piuttosto strano, ma non importa. Vi ricordo che se commentate fra uno dei primi tre in questo episodio, verrete salutati nel prossimo, che sarà l'episodio 13, che sarà fra appunto una settimana. Se non lo sapete, Happy Wheels viene postato ogni giovedì. Quindi, prima di iniziare a fare qualche livello, voglio lasciarvi una piccola domanda, che riguarda sempre la nostra serie, e voglio chiedervi se secondo voi dovremmo andare in qualche modo a coinvolgere, voi, cioè il pubblico, possiamo dire così, appunto, nella nostra serie, che ne so, tramite livelli speciali, tramite anche queste specie di domande che vi faccio per appunto chiedervi se una cosa vi piace oppure no, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ditemi, rispondetemi nei commenti così avete anche qualcosa sulla quale commentare, e appunto se avete anche qualche idea, vi ricordo che io accetto sempre idee, consigli e cose varie sulla serie, quindi se avete qualcosa da dirmi, lasciatemelo scritto qui sotto e ora iniziamo. Ok, allora, iniziamo la puntata di oggi con questo livello che si chiama Real Glitch e ha un bel po' di giocate, quindi suppongo che sia qualcosa di strano. Che diamine? No, ok. Allora, la nostra testa è... Cosa? Aspetta, c'era una scritta che non sono riuscito a leggere in tempo, voglio vedere cosa c'era scritto. C'era... Ah, press Z. Ok. Cosa? Perché il nostro corpo fa tipo... Si muove da solo in aria, le braccia vanno tipo spazzate. Guardate le gambe. Perché? Perché che cavolo di glitch è? Vabbè, proviamo Fight Club Challenge. La prima regola del Fight Club è non parlare del Fight Club. Ok, proviamo. Ok, tu eri piuttosto facile. Secondo me basta far così con la bici e farli rimbalzare sulle ruote. E non dovremo morire. Neanche finita la frase sono morto. Ok, allora il primo è semplice, lo impaliamo così. Abbiamo usato il bambino. Sì, due in uno. Ok, tu con la spada grande. No, 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 la posizione. Oh, come sono morto? Come ha fatto a prendermi la spada su per la schiena e poi arrivarmi fino al cranio per uccidermi? Oh mio Dio. No, no, no. Oh. Non ci credo. Sono andato in avanti per schivare schivarlo e ho preso la lama in testa comunque allo stesso momento. Cioè, o sono sfigato, o è il gioco che mi odia e non mi vuole far vincere. Oppure è impossibile vincere. Oh, ma sempre in testa mi devi prendere. Ma è possibile o mi odi semplicemente il gioco? Dannato. Oddio, abbiamo un barbone incastrato nella beach. Sì. Siamo diventati una cosa unica. Guardate che tenera la... Ok, allora proviamo sto livello che si chiama The Stunt Jump. Ok, possiamo scegliere che personaggio utilizzare. Allora, visto che dice jump, sarà probabilmente qualcosa con tipo un salto, la velocità. Quindi voglio qualcuno con le ruote, non uno che vola. Quindi uno magari lui, il mio personaggio preferito. Ok, che diamine. Ok, oddio, è partito troppo veloce, non ho neanche visto cosa è successo. No, no, voglio provare a prendere la rampa tipo nel modo... forse questo è proprio il modo perfetto, non ci siamo... Dimmi che abbiamo superato tipo la fine del tutto e siamo tipo oltre. Oh, dimmi di sì che ce l'ho fatta alla prima volta che ci ho provato veramente. Ma dove cavolo siamo finiti? Cioè, ok. Ah, le Legendary! Cioè, ok, siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, perfetto. Vediamo, proviamo Van Drop. Che diamine è Van Drop? Dobbiamo droppare un van... Oh no, 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 so già quello che succede. Mi sono anche suicidato. Ouch. Vabbè, vediamo. Proviamo a stare in questa posizione qua. E siamo stati smashati. Proviamo a stare qui. Vediamo se riusciamo a sopravvivere. Nope, morto anche qua. Forse in questo angolino qua c'è tipo uno spazio fra le lame. Oh no, no, sono stato spinto tipo dal van. Vediamo, devo stare qua, però. No, non lì, devo stare fra le lame e il van che ci cade dietro. Ah, è tipo impossibile, c'è uno spazio piccolissimo per farlo. Ho un'idea, possiamo prendere
Come si chiama? Quello con il pogo. È tipo nasconderci in uno di quei buchini. E qua sotto. Ah, però è impossibile perché sennò ti schiacci la testa lì, è vero. Così, così. Dimmi. Ah, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sono sopravvissuto alla caduta dei van. Quindi la conto come una vittoria. È una vittoria, basta. Non mi importa quello che dite. No, dovevo uscire, non cambiare personaggio. Exit, perfetto. Vediamo, proviamo Red Bull. Che diamine era? Oddio. Ok, come si parte? Ah, space to start. Ah, ecco. Ah, che figata. Lo possiamo tipo fare il climbing. Possiamo salire sul muro così di lato con gli speroni. Sì, speroni ci possiamo. Sono sicuro. Oh mio Dio, distruzione totale. Il rumore del vetro che si rompe in sto gioco è tipo la cosa più bella di tutte. Non so, un rumore che ti soddisfa per qualche strano motivo. Come diamine faccio? Ah, che figata, tipo stiamo facendo cambiamento di spazio. Perché non vai più su? Dai, dai. Cos'hai? Sei affaticata, palla? Sei affaticata? Beh, dentro c'è una persona, sono più che sicuro. E abbiamo vinto. Quindi era tipo solo una demo per provare la palla. Ok, carino, carino come veicolo. Vediamo, proviamo Destroy the Wall. Sembra qualcosa di interessante. Che figata. Sembra tipo un prato rosato, no, un prato fiorito si chiama, no, rosato, che diavolo ne sto dicendo? Come ne faccio a distruggerlo? Oh, ok, ho capito, devo tipo prendere quei punti esclamativi e sperare che mi diano delle cose decenti. Ok, carino sto livello, non ci avevo mai pensato a qualcosa del genere. Vediamo, proviamo a rifare, magari impegnandoci in qualche modo. E cosa fa il punto di domanda? Cioè, vedo che c'è. Ah, il punto di domanda ci dà delle palle in più. Il punto esclamativo invece sembra lanciare delle palle contro il muro stesso. Forse è quello che. Non ne sono sicuro. Vedo là sopra in alto che c'è una palla, però non capisco come riuscire a vincere sto livello con così poche palle. È praticamente impossibile. Oh, è una questione di palle. Sì, dovevo dirlo una frase. Guardate, abbiamo preso tipo il bonus perfetto. Oh mio Dio, che distruzione totale con solo due colpi. Ok, però adesso come faccio ad arrivare di là comunque? No, non beccare Dead, ti prego. Non beccare Dead dopo tutto questo lavoro che abbiamo fatto. E l'ho appena sprecato. No, tre palle che vengono. Sì, tutto calco. No, no, ho beccato Dead. Mancava tipo pochissimo per arrivare dall'altra parte. No. Ok, avrei voluto farvi vedere questo livello che si chiama Rap Battle 3, però dovrei cantare io la canzone. L'unica cosa che voglio farvi sentire è un attimo il beat, cioè la musica stessa. E ora praticamente dovrei cantare, ma fallirei così forte che neanche ve lo immaginate. Ci ho provato. È un po' troppo veloce. La prima parte è piuttosto lenta, e non è tanto difficile da fare, però dalla seconda parte, dopo il coro, è impossibile per me, perché come prima cosa non sono abituato a cantare, seconda cosa, il rap non è, diciamo, il mio miglior talento, possiamo dire così, però potete sentire che la canzone è abbastanza carina, l'ha fatto abbastanza bene, però appunto se volete provare, potete provare a cantarmela voi. Non è difficilissimo, le parole non sono neanche così difficili, le rime sono carine però, appunto sicuramente non ce la farei. Voglio farvi vedere giusto quanto veloce andrà questo piccolo triangolino nella prossima parte. Io dovrei dirle così veloci, non ce la farei mai. Ci rinuncio e passiamo ad altro. Ok, allora proviamo questo livello che si chiama Guess the Pokémon, che significa. Aspetta, guess è tipo scopri o capi. No, capisci. No, è indovina, ecco, è indovina il Pokémon, che suppongo sia qualcosa come un quiz, quindi non so quanto sarà difficile. Sì, vabbè. Quale Pokémon si potrebbe chiamare patata? No, adesso me lo devono spiegare. Non ha senso. Pinsir, no, questo è Ditto, lo so perché è la massa informe viola. Senza un vero e proprio motivo che fa sesso con tutti. Questo è Oddish, perché me lo ricordo che lo trovavo sempre nell'erbetta. Mi stanno venendo adesso le memorie di quando giocavo a Pokémon. Questo è Uswinub, perché è quello piccolo, quell'altro è quello ciccione. Questo è Ralts, Gallade è la sua evoluzione. No, sono andato in quello sbagliato.
Vabbè, avevo detto però la risposta giusta, cioè non è giusto, dovrebbe essere ricettivo delle mie risposte vocali, non delle mie risposte nel gioco, così che posso anche rispondere senza far nulla, quindi questo era ditto, poi cosa c'era? C'era Oddish, poi Ralz, vediamo se... No, 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 no. Oh, ho quasi rischiato di sbagliare un'altra volta, anche se so le risposte, ma... Rischio, cioè, rischio di più a sbagliare la risposta per cose del gioco che proprio risposta nel senso concettuale della domanda che ci viene fatta. Ma vabbè, vediamo ora chi c'era. C'era Ralz. Andiamo piano, non rischiamo come prima. Oh, ok, finito qua? No, c'è ancora. Questo è Psy. Vabbè, dai, chi non sa chi vuole Psyduck? Penso che la maggior parte della gente che sta guardando questo video conosca i Pokémon, quindi sa che sto rispondendo abbastanza giusto. Questo è Orsimeryl, se non sbaglio è la pecora, quella dei fulmini, strana. Finito, ok, carino come livello, mi piacciono questi livelli dove tipo c'è il quiz, devi indovinare le cose. Vediamo, 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 proviamo Kill Santa, dobbiamo uccidere Santa Claus, perché? Perché? Cosa ha fatto di male? Un vecchietto che regala... Giochi ai bambini. Ok, ho decelerato come mi ha detto. E ora che devo fare? Devo andare qua. Oh, oh mio Dio, che diamine. Perché? Cioè, perché questa cosa? Ok, sono morto io. Non è morto Santa Claus, sono morto io. Ok, il nostro cuore sta continuando ad andare, però sinceramente non penso arriva. Guardate la nostra testa che è arrivata fin qui giù. Oh mio Dio, ha fatto un bel viaggetto e si è anche tipo impalata perfettamente su uno di questi nostri spike. Ok, perfetto. Vediamo, proviamo un altro livello che penso sarà probabilmente l'ultimo. Proviamo questo Dirt. Carina! Però abbiamo tipo il bacino che balla senza qualsiasi motivo. Guardate appena prendo la moto che il bacino va avanti e indietro. Ok, proviamo a vedere se è anche funzionale o se è solo carina. Non funziona benissimo, non gira molto bene, non va avanti e indietro, non... Ecco, potete vedere come... Fa tipo gli scatti che non sono bellissimi, ma è carino, l'hanno costruita bene. Non so, sono belli questi livelli dove tipo ci sono i velivoli strani. Vediamo, proviamo un ultimo livello, facciamo... Naked Lady, cos'è Naked Lady? Ecco, uno di quei giochi che tipo... Ah, no, ok, ci permette di uscire. Oh mio Dio! No, censor, censor. Vabbè, con questo livello che non aveva senso, non so perché l'hanno fatto. Vi saluto, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare mi piace, commentare, iscrivervi e fare tutte le cose che dicono ogni santo singolo episodio. Vi ricordo che se avete idee, commenti o suggerimenti per la serie potete pure lasciarle nei commenti di questo episodio. Sapete che apprezzo ogni singolo commento e ogni singolo mi piace che lasciate, perché senza di voi il canale non esisterebbe. E nulla, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Con questo saluto, bella raga, qui Danifra.